Quando parliamo del crack della società Qui Group, stiamo parlando di un buco di almeno 300 milioni di euro, ma è lecito pensare che alla fine saranno molti, ma molti di più. E di più di 500 posti di lavoro persi, con famiglie messe in mezzo ad una strada da un giorno all'altro. Il 12 luglio scorso il patron di Qui Group, Gregorio Fogliani, viene arrestato. Titolo Repubblica in un articolo di Marco Lignana del 12 luglio 2019. Il re dei buoni in manette. Di amicizie e favori con politica e Opus Dei. Facciamo una breve ricostruzione cronologica per capire i rapporti che il Fogliani ha avuto a livello locale e non. Alcuni siti online ricordano come la relazione semestrale della DIA del 2002, Direzione Investigativa Antimafia, scrivesse le seguenti parole. La famiglia Fogliani, anch'essa insediata a Genova, proveniente da Taurianova, è considerata un terminale locale per operazioni di reinvestimento di denaro di illecita provenienza. Secondo un articolo di Repubblica del 12 luglio, Fogliani avrebbe avuto anche contatti con politici come Andrea Ronchi, ministro delle politiche comunitarie... Scusi, consigliere, le rifaccio recuperare il tempo. Signori, cortesemente, credo che tutti abbiano potuto vedere quello che avete voluto manifestare. Vi ringrazio. Prego, consigliere Pirondini. Secondo un articolo di Repubblica del 12 luglio, Fogliani avrebbe avuto anche contatti politici con politici come Andrea Ronchi, ministro delle politiche comunitarie del governo Berlusconi del 2004. Prosegue l'articolo segnalando che nel 2013 Fogliani ricevette da Gianni Letta il premio Guido Carli assegnato, cito, ad eccellenze italiane che segneranno le pagine della nostra storia. Chissà che non avesse tristemente ragione. Risulta poi, sempre le indagini condotte dalla Procura, che Fogliani frequenti assiduamente personaggi legati all'Opus Dei, come Giuseppe Corigliano, portavoce per oltre 40 anni dell'organizzazione cattolica. La smart che usa abitualmente Corigliano è intestata e di proprietà di Qui Group. Da parte sua, l'uomo dell'Opus Dei, su un sito internet, ha elogiato e indicato Fogliani come un modello di imprenditore cattolico dalle doti umane. All'osanna collettivo nei confronti di questo grande cattolico che avrebbe segnato le pagine della nostra storia, non si è sottratto nemmeno l'attuale sindaco di Genova, Marco Bucci, il quale, prima di essere eletto, pare essere stato l'unico candidato sindaco, ai tempi della campagna elettorale per le amministrative del 2017, ad essere invitato negli uffici della Qui Group per fare propaganda elettorale presso i dipendenti. Successivamente, un articolo di Business Journal del 23 giugno 2017 recita: festa di chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci, candidato sindaco della coalizione di centrodestra. Indovinate dove? Al Mudi, in largo 12 ottobre a Genova. Il 15 dicembre 2017 il sindaco, intervistato da Genova 3000, definiva il Fogliani un super saggio di questa giunta. Quindi, mentre il Fogliani viene arrestato per reati che vanno dalla bancarotta fraudolenta, passando per riciclaggio, autoriciclaggio e truffa aggravata, presupponendo quindi nelle sue disponibilità ingenti somme di denaro, a Genova la fondazione Change, del governatore Toti, che finanzia anche la campagna elettorale di Marco Bucci, detiene alcune centinaia di migliaia di euro, la cui provenienza ad oggi è ancora ignota, poiché il presidente Toti e il sindaco Bucci si rifiutano da 2 anni di rivelare i nomi dei finanziatori. Forse perché se ne vergognano? Il gruppo del Movimento 5 Stelle, unico a farlo in questa aula, almeno su questo tema, omertosa, chiede di sapere dal sindaco se tramite la Fondazione Change abbia ricevuto finanziamenti per la propria campagna elettorale dal Fogliani o da società a lui riconducibili e se il Comune di Genova intenda costituirsi parte civile nel processo per i danni economici e d'immagine che da questa vicenda la città di Genova ha subito. Altro che super saggio. In questa fase ritengo assolutamente prematuro sciogliere la riserva su una costituzione di parte civile, ma per un fatto puramente tecnico, nel senso che deve esserci un presupposto per la costituzione di parte civile nel processo penale. Qui, a quanto mi consta, non sono contestati reati contro la pubblica amministrazione. Aspetteremo comunque la formulazione dei capi di imputazione, dopodiché si valuterà con la competente avvocatura se c'è un danno diretto derivato all'amministrazione per il quale ha senso costituirsi in parte civile, rispetto al quale quindi sussiste una legittimazione processuale, ripeto, una questione puramente tecnica, oppure se non ci sono i presupposti. Valuteremo naturalmente anche gli altri soggetti, se la comunità alimentare si costituirà parte civile. Mi sembra francamente che nel momento in cui pendono le indagini, non sappiamo ancora quali saranno i capi di imputazione, dire oggi sì, l'amministrazione si costituirà, no, non si costituirà, ritengo prematuro, dobbiamo aggiornare. Grazie. Che oggi in questo consiglio sia una cosa gravissima, perché oggi è stato
segato un pezzo della mia domanda, del mio intervento, e vi siete riscritti la domanda come piaceva a voi, perché nella mia interrogazione c'era scritto: si chiede al sindaco Marco Bucci se attraverso la fondazione Change ha ricevuto finanziamenti dal signor Fogliani o da società a lui riferibili per le elezioni amministrative del 2017. Avete cancellato questa parte di domanda dalla mia interrogazione per lasciare solo la parte che vi piaceva. Questa è una cosa gravissima. E nel mentre in cui io mi domando come mai abbiate così paura a rispondere a questa domanda, fate una bella cosa, vergognatevi.